Buonasera, ben trovati in questo meraviglioso tempo di Spazio Famiglia, dove trattiamo argomenti che parlano del matrimonio, parlano della famiglia. Perché facciamo questo? Perché ci impegniamo a parlare di questo? Perché vogliamo dare il giusto valore a quello che è la famiglia, così anche il giusto valore a quello che è il matrimonio. È una cosa molto bella la famiglia, è la prima cellula sulla faccia della terra dove prende vita, oppure si può prendere anche la morte. Così noi vogliamo valorizzare, vogliamo dare vita alla famiglia, vogliamo realmente dare il giusto valore e la giusta importanza. Vogliamo prendere piacere a parlare della famiglia, ma se non possiamo parlare di famiglia se prima non parliamo di matrimonio, perché la famiglia viene composta da un uomo e una donna, quindi che si sposano insieme, formano una famiglia e di conseguenza poi mettono anche dei figli al mondo, che sono un dono prezioso di Dio. Così questa sera voglio fare brevemente un riepilogo di quello che si è parlato la scorsa settimana. Abbiamo parlato nelle ultime due settimane scorse le cause dei problemi matrimoniali, quali sono i problemi che molto spesso affrontiamo nel matrimonio, e sono mancanza di comunicazione. Si comunica molto poco, malgrado oggi siamo nell'era della comunicazione, abbiamo email, WhatsApp, SMS, mezzi di comunicazione a non finire, eppure nel rapporto matrimoniale, nella famiglia, si comunica poco. E uno dei problemi maggiori nella famiglia è la mancanza di comunicazione. Questo comporta un problema. Poi è un altro problema nel rapporto matrimoniale la mancanza o l'inefficacia di gestione delle finanze. Un altro problema è l'ira, l'orgoglio, oppure il rigetto, persone, marito che si sente rigettato dalla moglie, o la moglie si sente rigettato dal marito, oppure un altro problema che uno vive dei rigetti personali perché è stato rigettato dal papà, dalla mamma nel momento dell'infanzia, dell'adolescenza, e quindi attribuisce questo rigetto anche al coniuge, ma talvolta non è così. Ma questo comporta comunque anche un problema nel rapporto matrimoniale che bisogna affrontare. Un altro problema è la mancanza d'amore. Linguaggi differenti che abbiamo, l'uomo e la donna, intendiamo l'amore diversamente. L'uomo intende l'amore il sesso, la donna intende per amore sentimento, le parole dolci, la comprensione, il tempo trascorso insieme, la comunicazione. Quindi abbiamo modo di vedere l'amore diverso, e questo molto spesso comporta conflitti nel matrimonio. Non so se ci avete fatto caso, ma nel mio matrimonio è successo. Così è un problema che ci portiamo tutti quanti in un matrimonio, ma grazie a Dio abbiamo la possibilità di poter risolvere questi problemi. Un altro problema è il disaccordo nella gestione familiare. A volte si capovolgono i ruoli, il marito deve fare la moglie deve fare il marito, a volte tutta la responsabilità nella gestione familiare dei figli è la moglie piuttosto che il marito, e quindi tutto questo comporta uno stress, comporta un disaccordo, e di conseguenza ci sono dei diverbi, ci sono delle liti, offese. Pensiamo un attimino queste cose dove vanno a sfociare, cosa scaturisce la mancanza dell'accordo nella gestione della famiglia. Un altro problema che affrontiamo nel matrimonio, qual è? La diversità del sesso, ovvero i problemi sessuali e la mancanza di affetto. L'uomo vede il sesso in un modo, la donna lo vede in un altro modo, e devono trovare insieme, marito e moglie, la giusta complicità per quanto riguarda il sesso, che non è qualcosa da non parlarne, è qualcosa da parlarne, perché il sesso non è un'invenzione umana, non è stata la scoperta dell'uomo, ma è stata un'invenzione di Dio, e Dio ha fatto il sesso prima per il piacere tra marito e moglie, e poi anche per la procreazione. Quindi il sesso va a racchiudere la complicità che c'è tra marito e moglie. Tutto parte dall'affinità spirituale, dell'anima, per poi l'unione anche nel corpo, quello che intendiamo l'atto matrimoniale, il sesso, che tra parentesi noi lo intendiamo all'interno del matrimonio, ma non l'intendiamo noi perché abbiamo una nostra filosofia o una nostra etica, ma perché Dio ha stabilito così.
che il sesso va praticato all'interno del matrimonio, ovvero marito con moglie e moglie col proprio marito. Un altro problema che molto spesso affrontiamo nel matrimonio è la differenza di condizioni e di visioni spirituali. E quindi una, parliando ovviamente in un contesto cristiano, quando non c'è la stessa visione c'è è anche motivo di disaccordo. Un altro motivo di disaccordo, di liti, tante volte di conflitti che ci sono nel matrimonio sono le priorità sbagliate. Il marito ha una priorità, la moglie c'è un'altra priorità, a volte si scambiano le priorità, non ci si accorda per stabilire nel nucleo matrimoniale, nel matrimonio e nel nucleo familiare le giuste priorità. Un altro problema che possiamo trovare nel matrimonio è il disaccordo nell'educare i figli. Il padre marito educa in un modo, la moglie educa in un altro modo i figli, e quindi quando non c'è accordo c'è un disaccordo, una conseguenza, e i figli ovviamente crescono male. Un altro problema che incontriamo nel matrimonio oggi è una cosa che si prolifera continuamente, l'adulterio. Molti tradiscono il proprio coniuge perché vogliono provare un'esperienza, perché non sentono più niente per il marito, non sentono più niente per la moglie, non sentiamo più niente, non abbiamo più piacere, quindi si pratica l'adulterio. E per quanto riguarda noi, quando si pratica l'adulterio nel matrimonio è una porta di entrata purtroppo al peccato, e nel linguaggio spirituale noi intendiamo che quando si pratica l'adulterio è una porta di entrata a demoni che servono per distruggere totalmente il matrimonio e la famiglia. Per questo non bisogna praticare l'adulterio nel matrimonio e neanche la fornicazione, quindi avere rapporti sessuali fuori il matrimonio. Un altro problema che molto spesso affrontiamo nel matrimonio, qual è? La vita è dominata dal peccato. Ci sono persone che si drogano, o a volte l'egoismo, a volte gli abusi che ci sono a casa, a volte le violenze, a volte il rifiuto del lavoro, a volte l'indifferenza, la moglie è indifferente verso il marito verso la moglie, si diventa fratelli e sorelle nel matrimonio, ma Dio non vuole questo. Marito e moglie devono fare, il marito e moglie devono coltivare, o meglio, per meglio dire, dobbiamo continuamente coltivare il matrimonio e dobbiamo scoprire la grande ricchezza che Dio ha messo in questa vita insieme chiamata matrimonio. A volte un altro tipo di problema sono l'influenza dei suoceri, e quindi cosa accade? Che l'influenza dei suoceri a volte va a distruggere il matrimonio. E un altro problema è non mettere il coniuge al primo posto. C'è un ordine ben specifico. Prima di ogni cosa, per l'uomo voglio parlare, prima di mettere il lavoro al primo posto viene la moglie. Per la moglie, prima di mettere i figli al primo posto o la casa, viene il marito. E quando noi scambiamo le priorità, non abbiamo le giuste priorità, il giusto ordine nel matrimonio, là iniziano a nascere i conflitti matrimoniali, iniziamo a coltivare il distaccamento, la mancanza di comunicazione, ci raffreddiamo, iniziamo a distaccarci anche sessualmente, iniziamo a avere i nostri svaghi e quindi di conseguenza la coppia inizia ad allontanarsi. Ma è importante invece che affrontiamo tutte queste cose alla luce della verità. Io voglio incoraggiare alla luce della parola di Dio, perché la parola di Dio ti dà tutte le direzioni e tutto quello che tu hai necessario perché il tuo matrimonio possa funzionare con eccellenza. E questa sera inizieremo come risolvere questi conflitti e come avere vittoria sui problemi che si possono affrontare nel matrimonio. Quindi tutti quanti noi nel matrimonio possiamo affrontare dei problemi e delle difficoltà, ma dobbiamo imparare a risolverli, a non fuggire dai problemi, dobbiamo imparare ad affrontare i problemi con il nostro coniuge e non evadere dai problemi o qualche volta far finta di non avere problemi. I problemi ci sono in ogni matrimonio e ogni matrimonio, per la maggior parte dei casi, abbiamo sempre gli stessi problemi, le stesse difficoltà che dobbiamo come coppia, io voglio parlare un po' ai mariti, agli uomini,
dobbiamo avere l'iniziativa di affrontare, di evidenziare i problemi e affrontarli insieme alla nostra moglie. Per far cosa? Per salvare il nostro matrimonio, che è qualcosa di molto importante. Così è importante che come uomini noi individuiamo ogni tipo di problema e di conseguenza cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assumerci la responsabilità, e quindi voglio parlare non soltanto agli uomini, non soltanto ai mariti, ma voglio parlare sia ai mariti sia alle mogli. Dobbiamo assumerci la responsabilità di affrontare i problemi al fine di risolverli, non per accusarci gli uni con gli altri. Non dobbiamo portare fuori i problemi perché vogliamo accusarci gli uni con gli altri, ma portare fuori i problemi, evidenziarli, andare a scavare quali sono i problemi nel nostro matrimonio e di conseguenza avere l'umiltà di affrontare i problemi per risolverli. E un'altra cosa molto importante è lavorare sui problemi quotidiani, perché ogni giorno abbiamo problemi da affrontare nel matrimonio, quotidianamente e giornalmente, e dobbiamo lavorare fino al punto di risolverli, non trascurandoli, perché ciò che oggi trascuriamo, un piccolo problema che oggi trascuriamo, sarà una montagna domani. Un piccolo problema che oggi facciamo finta di non vedere sarà un impedimento per il nostro benessere, per la nostra crescita, sarà un problema nel nostro matrimonio, nella nostra famiglia, nei nostri figli. E quindi è importante che lavoriamo sui problemi quotidiani al fine di poterli risolvere. E quindi come possiamo risolvere i problemi? E quindi dobbiamo affrontarli, parlare dei problemi per risolverli trovando la soluzione e, permettetemi di dire, come alla luce della parola di Dio, affinché nel matrimonio possiamo onorare Dio, che è il Signore, l'ideatore, il sostenitore di ogni matrimonio. Molti dicono: ma perché oggi non funziona più il matrimonio? Perché i matrimoni non funzionano più? Perché il mio matrimonio non va? Hai fatto entrare Dio nel tuo matrimonio? Hai detto a Dio: intervieni nel mio matrimonio? Ci siamo messi nel cuore di far entrare Dio nel nostro matrimonio al fine di risolvere i problemi nel nostro matrimonio? Di affrontare insieme al nostro coniuge i problemi per poterli risolvere? Bene, io ti voglio incoraggiare questa sera. Permetti a Dio di entrare nel tuo matrimonio, perché Lui sarà il salvatore del tuo matrimonio. Forse il tuo matrimonio va bene, forse non hai avuto mai problemi, forse sta andando a gonfie vele il tuo matrimonio, ma sappi una cosa, che il giorno in cui che tu deciderai di far entrare Dio nel tuo matrimonio, Lui verrà ad edificare il tuo matrimonio, verrà a fortificare il tuo matrimonio, verrà a stabilire il tuo matrimonio sempre più solido, sempre più forte, e ti farà conoscere nuovi livelli, un nuovo standard di livello nel matrimonio, perché Dio è l'Iddio del matrimonio, non vuole fare altro che benedire, edificare, consolidare il tuo matrimonio affinché possa essere benedetta la tua famiglia. Un'altra cosa molto importante nel matrimonio: comunicare con amore e gentilezza. Mi voglio rivolgere soprattutto quando affrontiamo difficoltà con il nostro coniuge. Molto spesso cosa facciamo? Piuttosto che affrontarlo con amore, con pazienza, con gentilezza, con bontà, mettiamo subito fuori l'ira. Ormai non siamo più nella lira, siamo nell'euro, e quindi dobbiamo abolire l'ira per poter camminare in novità di vita, quindi con un cambiamento diverso nella nostra vita. Quindi dobbiamo affrontare le cose diversamente, piuttosto che comunicare sotto l'impulso della rabbia, dell'ira, delle tensioni. Calmiamoci, facciamoci una bella doccia fredda, oppure una bella passeggiata, o un bel bicchiere d'acqua fresca, una bella camomilla, ci calmiamo e poi affrontiamo i problemi col nostro coniuge con atti di amore e di gentilezza, con toni di voce molto pacati e anche con atteggiamenti molto mansueti. È importante che quando comunichiamo con i nostri coniugi, dobbiamo trovare un posto per essere rilassati.
quindi non ci devono essere interferenze di altre persone. Non parlare col tuo coniuge in presenza di altre persone, ma cerca di affrontarlo col tuo coniuge in un momento dove sei rilassato tu e il tuo coniuge, dove siete rilassati e possiate parlare liberi di condividere il proprio cuore, ma senza offenderci gli uni con gli altri, oppure senza offendervi gli uni con gli altri. Una cosa molto importante è che dobbiamo avere la gentilezza verso la persona, perché tua moglie o tuo marito è una persona e devi trattarlo come tu vorresti essere trattato. Voglio parlare soprattutto ai mariti, perché i mariti dobbiamo essere, siamo i sacerdoti di casa, dobbiamo dare l'esempio, siamo i capi. Un capo non significa essere il padrone, un capo è uno che sa dare l'esempio. E quindi voglio parlare a me stesso, ma voglio parlare ai mariti. Noi dobbiamo, quando parliamo con le nostre mogli, dobbiamo parlare con parole di gentilezza, dobbiamo aprire il nostro cuore. E quando nostra moglie ci apre il cuore, non dobbiamo dubitare, perché forse ci vuole il colle, ci vuole fare girare la testa. No, ma ascoltiamo cosa esce fuori dalla sua bocca, ascoltiamo il cuore. O ascoltiamo cosa c'è dietro le parole, perché sai, a volte dietro le parole c'è un cuore ferito, c'è un cuore amareggiato, e quindi piuttosto che dare ascolto solo alle parole, siamo rilassati e ascoltiamo cosa c'è dietro le parole. Forse c'è un cuore afflitto, un cuore ferito, un cuore deluso, c'è un'amarezza per mancanza di gentilezza, per mancanza di comprensione, per mancanza di buona comunicazione, e di conseguenza è importante che ci rilassiamo e ascoltiamo il nostro coniuge. Questo sia per la moglie, sia anche per il marito. Moglie, ascolta tuo marito, non parlare sempre, non stare sempre là a parlare tu, ma sappi anche controllarti e fermarti per ascoltare il cuore di tuo marito. Così, marito, anche tu non parlare sempre, ma fermati, ascolta tua moglie, ascolta anche il cuore di tua moglie. Lasciala parlare a cuore aperto. La parola di Dio dice in Colossesi capitolo 3, qualcuno dice, ma cos'è sto Colossesi? Bene, Colossesi è un capitolo che c'è scritto nella Bibbia, che possiamo chiamarle il manuale d'uso, perché noi possiamo vivere bene sulla terra. Nella parola di Dio c'è scritto tutto quello che l'uomo e la donna, il marito e la moglie hanno di bisogno per vivere bene nel matrimonio. Una cosa che dobbiamo fare è conoscere il contenuto che c'è scritto dentro la parola di Dio. La lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Colossesi, al capitolo 3, versetto 8, dice così: è tempo di gettare via tutto. Ma cosa tutto? Gli indumenti, la maglia, la camicia, buttare via le scarpe? No. Dice così: è tempo di gettare via la collera, l'odio, la malignità, la maldicenza, le parole volgari, che molto spesso si usano nel matrimonio, che molto spesso quando discutiamo con i nostri coniugi, piuttosto che avere un parlare docile, mansueto, educato, rispettoso, abbiamo parole volgari. E la Bibbia ci esorta, se vogliamo costruire un matrimonio veramente solido, dobbiamo gettare via le parole volgari. E poi dice un'altra cosa: basta con le falsità fra di voi. È importante che togliamo via dai nostri matrimoni la falsità. Che dire alle nostre mogli va tutto bene, o le mogli dicono ai mariti va tutto bene. Dobbiamo tante volte affrontare i problemi, dobbiamo fermarci, dobbiamo sederci, dobbiamo prenderci del tempo, dobbiamo prenderci il nostro spazio per poter dire la verità. E poi dice: per quanti sono cristiani, ovviamente questa parte della scrittura parla a quelli che sono nati di nuovo, ai cristiani, a quelli che hanno detto a Gesù: Gesù, io voglio che tu entri nella mia vita e diventi il Signore della mia vita, diventi il Signore anche del nostro matrimonio. La Bibbia dice così: era la vostra vecchia vita con tutta la sua malvagità che vi portava a fare queste cose, cosa? L'ira, a comportarci nell'ira, nell'odio, nella collera. Queste fanno parte cose del passato, ma la Bibbia ci esorta: ora siamo stati liberati da tutte queste cose,
ovvero tutto questo vestito ci siamo spogliati dall'ira, dalla collera, l'abbiamo gettato via. Cristo Gesù ci ha resi liberi e questo messaggio è per tutti coloro che sono in Cristo, perché oggi anche nel mondo cristiano stanno aumentando le separazioni e i divorzi. È come se Cristo non avesse parlato alla Chiesa, è come se fossimo ritornati nuovamente indietro. Certo, anche i cristiani abbiamo problemi nel matrimonio, anche i cristiani abbiamo problemi di coppia, anche i cristiani abbiamo problemi relazionali e anche i cristiani abbiamo la soluzione per risolvere i conflitti e i problemi che si vengono a creare nella coppia. Ma lo vogliamo noi risolverlo oppure non lo vogliamo noi? La Bibbia dice: ora siete persone nuove, che impariamo sempre di più ciò che è giusto. Wow! Quindi siamo in un processo. Un matrimonio sta attraversando un processo e nel processo ci devono essere continui cambiamenti. Non ci relazioniamo più come una volta, quando non conoscevamo Cristo. Per questo è bello conoscere la parola, per questo è bello poter conoscere Cristo. Per quale motivo? Perché noi non ci relazioniamo più come una volta, quando non conoscevamo Cristo, ma oggi noi mariti, voi mogli, ci dobbiamo relazionare da persone nate di nuovo, persone che sono in un processo di cambiamento e di trasformazione, che stiamo imparando come far funzionare il matrimonio. Per quale motivo? Perché noi vogliamo lasciare un'eredità ai nostri figli per come funziona un matrimonio. A volte dobbiamo pagare le nostre spese per lasciare una buona eredità ai nostri figli. La Bibbia poi dice: in questa nuova vita non conta la nazionalità, né la razza, né la cultura. Perché questo? Oggi viviamo in una cultura multietnica e a volte ci si sposa di culture diverse, di nazionalità diverse, e qualcuno potrebbe dire: sì, ma questo è per questa nazionalità, questo è per questa nazionalità. Non è così. La parola di Dio, per come per i colombiani e per gli italiani, per come per i tedeschi e per i greci, per come è per gli olandesi e per gli inglesi, comunque sia, è la parola di Dio. C'è la traduzione che cambia, ma la parola di Dio è tutta una. Dice: in questa nuova vita non conta la nazionalità, né la razza, né la cultura e neppure la posizione sociale. A volte dice: ma uno è banchiere e l'altro invece è una persona, un commerciante, uno è insegnante di scuola e l'altro invece fa le pulizie. Non conta tutto questo, perché se abbiamo la parola di Dio come nostra autorità suprema e ci assoggettiamo alla parola di Dio, noi possiamo edificare un matrimonio meraviglioso, eccellente, e possiamo vivere il nostro bellissimo matrimonio come Dio vuole che noi lo viviamo. Dice: queste cose non hanno significato, la diversità di nazionalità o diversità di culture. Ascolta cosa dice, quanto è importante questo. Ciò che conta è avere Cristo dentro di noi. Per questo è importante che ogni marito permetta a Cristo Gesù di entrare nella propria vita, che ogni moglie permette a Cristo Gesù di entrare nella propria vita, perché quando Cristo entra nella nostra vita, Lui diventa il Signore della nostra vita e di conseguenza in Cristo non ci sono liti. E Cristo ti porta verso, a te come marito ti porta verso tua moglie, tu che sei moglie, Cristo ti porta verso tuo marito. Cristo Gesù non vuole dividere il tuo matrimonio, Cristo Gesù vuole portare complicità, amore, accordo nel tuo matrimonio. E poi dice: Cristo che è disponibile allo stesso modo per tutti. Cristo è disponibile per te, Lui è là che ti aspetta, Cristo è disponibile per intervenire nella tua vita, Cristo è disponibile per lavorare in tuo favore, per portare amore, accordo, unità, complicità nel tuo matrimonio, gioia, portare soddisfazione nel tuo matrimonio. Cristo è per te, non è contro di te. E poi la parola di Dio aggiunge, sempre in Colossesi capitolo 3, versetto 12, dovete avere sentimenti nuovi, ovvero Dio ci sta invitando a cambiare i sentimenti nella nostra vita. Dobbiamo avere sentimenti nuovi. Dice: siate pieni di compassione, pieni di bontà, pieni di dolcezza,
verso gli altri, siate umili e pazienti, la parola di Dio dice. Queste sono caratteristiche molto importanti che noi dobbiamo praticare nel nostro matrimonio per risolvere i problemi. Dobbiamo avere la bontà, dobbiamo avere la compassione, dobbiamo avere la dolcezza quando parliamo, quando discutiamo, dobbiamo essere docili, dobbiamo essere umili nel portare fuori quelli che sono i nostri bisogni, le nostre sofferenze, talvolta anche le nostre ferite o i nostri progetti, i nostri sogni, dobbiamo portarli fuori con umiltà. E poi una caratteristica molto importante è la pazienza. Nel matrimonio c'è bisogno di tanta pazienza. Uomo e donna siamo diversi, l'uomo ragiona in un modo, la donna ragiona in un altro modo, l'uomo ha sentimenti in un modo, la donna ce l'ha in un altro modo, ma con la pazienza si arriva a stabilire una meravigliosa ed eccellente complicità. E poi dice una cosa, versetto 13 dice: sopportandovi a vicenda, marito sopporta tua moglie, moglie sopporta tuo marito. Non dice la parola di Dio marito accusa tua moglie e non dice moglie rigetta tuo marito. Ma la parola di Dio dice sopportandovi a vicenda. E se qualcuno ha qualcosa da lamentarsi, dice sia pronto a perdonare invece di lamentarsi, sia pronto a perdonare senza portare rancori, senza portare odio, senza portare risentimenti dentro. Ricordate, poi ci dà un'esortazione, ricordate come il Signore ti ha perdonato, così ci dà un invito Gesù. Come Dio ha perdonato noi in Cristo Gesù, anche noi dobbiamo perdonare gli altri. E quindi ogni marito deve perdonare la propria moglie degli errori fatti nel passato o che hai fatto fino adesso o che hai fatto fino a mezz'ora fa. Perdona tua moglie, moglie perdona tuo marito. E poi dice ancora una cosa, prima di tutto fate sì che sia l'amore a guidare la vostra vita. Perché soltanto con l'amore si può vivere uniti in perfetta armonia. Ripeto, il verso 14 di Colossesi 3 dice prima di tutto, quindi prima di ogni cosa, fate sì che sia l'amore a guidare la vostra vita, il vostro matrimonio, perché soltanto con l'amore si può vivere uniti in perfetta armonia. Quindi è importante che soltanto con l'amore, e l'amore la Bibbia dice che copre una moltitudine di problemi. Una cosa che devi fare, rinuncia al tuo grande problema. Come ce l'hai tu questo problema, ce l'ho io, e abbiamo tutta l'umanità, abbiamo un problema in comune. Sai qual è? L'orgoglio. E quindi tutti quanti noi dobbiamo eliminare, sbarazzarci, soprattutto nel matrimonio, dobbiamo sbarazzarci dell'orgoglio. L'orgoglio porta alla rovina, ma l'umiltà ti porta alla gloria. L'orgoglio distrugge il matrimonio. A volte ci sono gli uomini che per orgoglio distruggono matrimoni perché non cercano aiuto, perché dice io sono un uomo, non ho bisogno di nessuno, e stai distruggendo il tuo matrimonio. Sei moglie, per orgoglio di non cercare aiuto stai distruggendo il tuo matrimonio. Dobbiamo, l'orgoglio non fa parte della vita cristiana, l'orgoglio porta solo ed esclusivamente alla rovina, ma l'umiltà porta alla gloria. La Bibbia dice ira e amarezza devono essere rimossi dalla nostra vita, e l'ira, l'amarezza, l'orgoglio è il muro tante volte che si alza tra marito e moglie. E a volte alziamo un muro di separazione tra marito e moglie, come a causa dell'ira, a causa dell'orgoglio, a causa dell'amarezza, ci chiudiamo e alziamo un muro di separazione. Ecco, è tempo che nel tuo matrimonio distruggi l'ira, è tempo che nel tuo matrimonio distruggi l'orgoglio, è tempo che nel tuo matrimonio ti sbarazzi di tutta la cattiveria che stai portando dentro e salvi il tuo matrimonio, che è prezioso ed è meraviglioso. Bene, cosa dice la parola? Dice perdonandovi gli uni con gli altri. E un po' più avanti nella lettera che Paolo sempre scrive agli Efesini dice così:
capitolo 4, versetto 31. Segnati questi versetti e vattene a rileggere nella parola di Dio, perché ti serviranno tantissimo. E con questo, parte della scrittura, voglio chiudere. Dice così: fate sparire dalla vostra vita qualsiasi amarezza, la collera e il risentimento. Evitate le ingiurie, le offese e le malignità di qualsiasi genere. Invece, dice, siate gentili gli uni verso gli altri. Marito, sii gentile verso tua moglie. Moglie, sii gentile verso tuo marito. Questa è la parola di Dio, quello che insegna. E la bellezza della parola di Dio, per questo è importante che tutti quanti noi conosciamo la parola di Dio, perché la parola di Dio non ti parla mai. Ecco, tuo marito non ti comprende, lascialo subito, tua moglie non ti rispetta, lasciala. No, ma la parola di Dio ci esorta. Siate gentili gli uni verso gli altri, pieni di tenerezza, pronti a perdonarvi a vicenda. Dice, come anche Dio vi ha perdonato. Dice, perché voi appartenete a Cristo Gesù. E quindi è importante praticare la gentilezza nel matrimonio. Taglia le parole dure, non servono a niente. Cioè, fai in modo di salvare il tuo matrimonio. Se ti trovi in difficoltà, chiedi aiuto. Se ti trovi in difficoltà, cerca aiuto da consulente spirituale. Se ti trovi in difficoltà, chiama secondo la conoscenza che abbiamo, secondo il nostro bagaglio, secondo le esperienze che abbiamo fatto. Noi siamo pronti per aiutarti. E voglio raccontarti che fino a domenica abbiamo avuto la gioia e la felicità di poter salvare un matrimonio di giovani, dove stavano e erano in conflitto, e con la grazia di Dio, con l'amore di Dio, con la parola di Dio, con l'incoraggiamento, con l'aiuto dello Spirito Santo, abbiamo accordato un matrimonio che da diversi mesi vivevano separati e sono tornati a vivere insieme. Questa per noi è una grande gioia, e io ti voglio invitare, se stai attraversando momenti di difficoltà, non chiuderti. Non isolarti, non cercare altrove, non andare a cercare un altro uomo, un'altra donna. Questo non è la soluzione. La soluzione è l'umiltà, chiedere aiuto, invitare Dio nella tua vita, cercare l'aiuto dei consiglieri spirituali, cerca l'aiuto di un pastore, di un mentore. Cerca aiuto, ma non isolarti, non chiudere, non distruggere il tuo matrimonio, non distruggere la tua famiglia, che è preziosa. E Dio sta guardando il tuo matrimonio, vuole salvare, vuole edificare, vuole incoraggiare, vuole esortare il tuo matrimonio. E un ultimo consiglio ti voglio dare: se proprio non magari hai difficoltà ad affrontare e a chiedere aiuto, io ti voglio incoraggiare. Noi abbiamo uno store, un negozio di libri. Mettiamo a disposizione, c'è un libro molto bello che a me personalmente mi ha aiutato tantissimo, mi ha edificato, ho fatto degli studi, l'ho letto 4-5 volte, non lo so, e di tanto in tanto vado a rileggerlo. È questo qua. Questa sera te ne voglio proporre uno, ma man mano nel corso di questo spazio famiglia ti proporrò dei libri che serviranno sia per il matrimonio che serviranno per la famiglia. Questo libro si chiama Vivere felici nel matrimonio. C'è la possibilità di poter leggere questo libro. In questo libro ci sono contenuti, esempi, esperienze, svariati esempi dove ti aiuteranno a poter fortificare il tuo matrimonio, a poter incoraggiare il tuo matrimonio, a poter perdonare tua moglie, a poter perdonare tuo marito, a poter ripristinare un buon rapporto. Bene. Se ti fa piacere, vienici a trovare, te lo spediremo a casa, non ha un costo eccessivo. Noi ovviamente lo compriamo, lo vogliamo, ovviamente non lo rivendiamo, ma lo mettiamo a disposizione. Ma sappi una cosa, che leggere un libro, a volte accade un miracolo nella tua vita, si innesca, si apre un lucchetto dove tu, o si apre una porta dove tu potrai perdonare il tuo coniuge e potrai salvare il tuo matrimonio. Così voglio lasciarti questa sera, ma come di consueto, prima di chiudere, vogliamo pregare. E così ti chiedo, se sei con tuo marito, se sei con tua moglie, chiudi i tuoi occhi questa sera e chiedi allo Spirito Santo il tuo intervento. Se siete insieme, prendetevi per mano questa sera. Io voglio pregare per ogni matrimonio, perché è qualcosa che sta nel mio cuore, ma soprattutto è qualcosa che sta nel cuore di Dio.
Padre, nel nome del Signore Gesù, io questa sera ti prego per ogni matrimonio, Signore, per tutti quei matrimoni che stanno attraversando difficoltà, problemi, per tutti quei matrimoni che sono in forte crisi, Padre, io ti chiedo nel nome di Gesù il tuo divino, glorioso, meraviglioso intervento in ogni matrimonio, nel nome potente del Signore Gesù Cristo. Ti chiedo, Spirito Santo, Signore, il tuo glorioso intervento su quei mariti che stanno attraversando difficoltà, su quelle mogli che stanno attraversando difficoltà, su quei coniugi, Signore, che sono disperati, che stanno, Signore, distruggendo il loro matrimonio, che sembra che il distacco, la separazione, il divorzio sia la soluzione. Padre, io ti prego, intervieni. Signore, intervieni in questi matrimoni. Io ti prego, Spirito Santo, di incoraggiare tutte quelle persone che si trovano in difficoltà a cercare aiuto, a cercare consulenti, a cercare la tua parola, andare a scoprire nella parola di Dio le istruzioni che tu hai per il matrimonio. Io ti prego, Signore, nel nome di Gesù, che tu, Signore, salvi in questo momento. Benedici, Spirito Santo, entra dentro ogni casa. Signore, porta ordine nelle famiglie, porta ordine nei matrimoni. Signore, togli l'amarezza, l'ira, il cruccio. Signore, il risentimento in ogni marito, in ogni moglie, nel nome del Signore Gesù Cristo. E porta la tua pace in ogni matrimonio, Signore. Io voglio benedire queste persone, Signore, che questa sera ascolteranno. Ti chiedo che la tua benevole mano sia su di loro. Ti chiedo che la tua bontà si possa manifestare in questo tempo. E ti chiedo che persone, Signore, possano cercarti e possano cercare la soluzione alla tua presenza per il loro matrimonio. Nel nome di Gesù benedico ogni persona, benedico ogni matrimonio su questo territorio del Friuli Venezia Giulia, ma nella nazione dell'Italia, ovunque guarderanno questo video. Ti chiedo, Spirito Santo, che la tua benevole mano possa essere posata in questo momento su ogni marito, su ogni moglie, su ogni coniuge, nel nome di Gesù. Amen, amen. Ok, ti aspetto il prossimo venerdì, sempre alle ore 21, sulla nostra pagina Facebook oppure sul nostro canale YouTube Gospel Center. Seguici perché avremo tante novità e vogliamo arricchire sempre di più. Stiamo facendo del nostro meglio per arricchire sempre di più questo canale, per poter arrivare alle persone e benedire le persone. Non soltanto i matrimoni, ma anche i giovani, le persone anziane, adulte e qualunque bisogno hai. Siamo qua per poterti aiutare e poi poterti servire. Dio ti benedica, buona serata e buon divertimento.